All'interno di una casa galleggiante, che si chiama Epitime, la polizia del posto trova il cadavere di un italiano, Paolo Morani. La casa a battello è proprietà di un certo James Cooper, un amico inglese di Morani che lo ospitava da poche settimane. Ma Cooper è scomparso da Hampton e risulta irreperibile anche ai suoi recapiti londinesi. Sul fiume, proprio vicino all'Epitime, c'è lo Xanadu, un battello su cui vive da qualche tempo Billy Reynolds, una strana ragazza, bella e indipendente. Ma il giorno del delitto Billy era a Londra e quindi non può aver notato niente. L'unica traccia per le indagini viene da una giovane disegnatrice di moda, Catherine Sheldon, che si trova ad Hampton per una breve vacanza in casa dello zio Richard Sheldon, il medico del paese. Lei, poche ore prima della scoperta del cadavere, era sulla riva del Tamigi, di fronte all'Epitime, e ne ha visto scendere un irreprensibile insegnante del Buckingham College, il professor David Anderson. La sua testimonianza suscita lo stupore generale in paese. Non solo Anderson è per tutti un insegnante modello e un cittadino pacifico e inappuntabile, ma per qualcuno è stato addirittura un benefattore. Ad esempio per l'ispettore Mike Ford, capo della polizia di Hampton. Rimasto vedovo da poco, l'ispettore deve appunto ad Anderson il buon andamento negli studi di suo figlio Roger, un adolescente introverso e difficile, che però si è guadagnato una borsa di studio proprio al Buckingham College. L'imbarazzo di Ford nel condurre le indagini sul delitto dell'italiano è dunque sincero, soprattutto quando i sospetti cominciano a convergere pesantemente sul nome dell'insegnante. E sembra condividerlo, come zio di Roger, anche il cognato dell'ispettore Bob Marshall, un ex poliziotto passato dall'FBI alla pubblicità e venuto per le ferie dagli Stati Uniti. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflecting Vincent's eyes of china blue, colors changing hue, morning fields of amber grain, weathered faces lined. Are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen. For they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never. Thank you.
cosa è successo? Da quanto tempo sei rientrato? Saranno 10 minuti, ma non ho sentito alcun rumore. Stava cercando qualcosa. Ma di chi stai parlando? C'era un uomo lì fuori. Ma forse non è stato lui ad entrare. Sembrava quasi fosse rimasto qui ad aspettare, come se non avesse paura di essere visto da me. E perché sarebbe venuto qui? Per cercare che cosa? Non lo so, forse era un ladro. Catherine, ieri ad Hampton è stato commesso un delitto. E tu ci sei dentro. Ma io non lo conoscevo neanche, questo Morani. Non volevo dire questo. Dico soltanto che tu sei una testimone importante. Ho soltanto visto un uomo scendere da quel battello. Chiamerò Ford. No! Non credo di correre alcun pericolo. Dobbiamo denunciare quello che è successo alla polizia. Ma l'ispettore farebbe i tuoi stessi ragionamenti e collegherebbe tutto con Anderson. Io non credo che sia stato lui a volere questo. Che cosa sai della signorina Sheldon? Molto poco. Finora soltanto che un mese fa era a Venezia. Le fotografie mi sembrano piuttosto precise. Questa in particolare è importante. Suave di modo, forti di rive. Claudia Mode. Ma io non sapevo che continuaste a tenere i contatti. Molto discretamente. E soprattutto in funzione di controllo. E come vedi è stata un'idea piuttosto brillante, no? La Sheldon è rimasta nella rete. Potrebbe essere una coincidenza. Anche giovedì è stata una coincidenza? Che lei fosse proprio a pochi metri dal battello e ti vedesse? Ma non mi conosceva ancora. Mi ha visto ieri al college e allora mi ha riconosciuto. Almeno così ha detto l'ispettore. Certo, stai riferendoti a quello che ha detto lei. Ma la verità potrebbe essere un'altra. A questo punto, professore, dovresti aver capito che in questo maledetto mestiere le cose non sono mai né precise né pulite. Ma che tipo d'uomo è lo zio? Il dottor Sheldon? Abbastanza simpatico, un po' pignolo. Se non sbaglio mi hai detto che è il tuo dottore? Sì. E quando ti ha visitato l'ultima volta? Un mese fa, avevo un dolore alla spalla. Ti consiglio di continuare ad averlo. Che cosa vuoi dire? Voglio dire che devi tener d'occhio la signorina Sheldon. Sono stanco di stare qua dentro. Perché non esce? Credo proprio che una passeggiata le farebbe bene. È pericoloso lasciarsi vedere in giro. E poi questa città non mi piace. Io non ho visto molto, anzi direi che non ho visto quasi niente. Ma dicono che Liverpool non sia una brutta città. Ah, sarò contento soltanto quando saremo partiti. Cooper dovrebbe venire oggi. Veramente avrebbe già dovuto essere qui. Questo suo ritardo non mi fa essere tranquillo. Io non credo che Cooper abbia niente da temere. Nessuno avrebbe interesse ad agire contro di lui. La sua calma è impressionante. Mi dispiace di non essere bravo come lei. Tutto è andato come previsto. Io non posso fare altro. Siamo stati costretti ad agire così. E adesso ciascuno aspetta di fare la propria parte. È una seccatura, d'accordo, ma niente di preoccupante. Infatti non me ne preoccuperei. Se non fosse che mi dà un fastidio maledetto. Soprattutto quando gioca a tennis. Ora provi questo inumento che l'ho indicato qui. Non si aspetti miracoli, ma qualche giovamento lo avrà. Va bene, grazie. Ah, senta, un mio collega mi ha detto che potrei rivolgermi a un fisioterapista. Che ne dice? È sempre il caso. Prima proviamo la medicina, dopo semmai si vedrà. Catherine, credevo che tu fossi già uscita. Non conosci mia nipote, vero? No. Catherine, il signor Anderson insegna al college. In ispezione dei miei applicati. Perché? Da fuori sembra una scuola simpatica. È già venuta a farci visita? Sì, ieri mattina siamo venuti a giocare a tennis. Mi ha sconfitto sonoramente. Come avversario non valgo di granché. Se vuole possiamo fare qualche partita insieme. In questi giorni al college c'è un po' di tranquillità. I ragazzi per fortuna sono andati in vacanza. Grazie, molto gentile. Mi pare un'ottima idea. Prego, si accomodi.
Dato che quella di ieri non si può certo chiamare una partita, penso che sia da molto tempo che tu non giochi. L'ultima volta è stato a Roma, più di 2 mesi fa. Posso offrire un po' di whisky? Certo, dottore, grazie. È stata in vacanza in Italia? No, per lavoro. Sono una disegnatrice di moda e sono andata a vedere le collezioni di quest'anno. Lei conosce l'Italia? Non come vorrei, certo. Sono stato un paio di volte. A proposito, dottore, che ne dice di questo delitto? Sì, l'italiano che è stato ucciso. È piuttosto misterioso, non è vero? Sì, molto. Ma poi per me direi che ha avuto degli strascichi piuttosto imbarazzanti. Pensi che qualcuno, che poi non riesco a immaginare chi, è andato a raccontare alla polizia di avermi visto sulla casa Battello. Sull'Epitime? Già. Sì, sì. Sì, proprio il Battello dove è accaduto l'omicidio, l'assassinio. E non è vero? Scusi, no, come non è vero? Che lei era sull'Epitime. No, certo, che motivo avrei avuto? Io quel poveretto non l'ho mai sentito nominare, non l'avevo mai visto. Come si chiamava? Morani. Paolo Morani. Ecco, bravo, Paolo Morani, già. No, io proprio credo di non averlo mai visto. E poi se l'ho incontrato in paese non sapevo che era lui, quindi... L'ispettore mi ha detto che veniva da Venezia. Lei è stata a Venezia? Sì, un mese fa. Come? E non me l'avevi detto? Ho concluso là il mio viaggio, dovevo vedere una sfilata importante. Poi non potevo lasciare l'Italia senza aver visto Venezia. Eh già, lo capisco benissimo. Bene, chiedo scusa. Allora, per quella partita a tennis, vogliamo fare oggi pomeriggio? Oggi pomeriggio? Sì, alle 4 al college. L'aspetto, va bene? Sì, ci sarò. Bene, buongiorno, signore. Ha preso la ricetta, vero? Certo, dottore, grazie. L'accompagno. Allora, Catherine, che impressione ti ha fatto? Sembra una persona per bene. Un po' diverso da quello che mi aspettavo. E come te lo aspettavi? Non lo so. Un po' meno sicuro di sé, questo è certo. Sembra quasi abbia voluto sfidarmi. E tu? Lo sei ancora sicura di te? Che vuoi dire? Era proprio Anderson l'uomo che hai visto? Sì, era Anderson. Ma allora perché hai accettato di vederlo oggi? Non lo so, mi incuriosisce. Sta mentendo e non riesco a capire perché. Deve avere una ragione molto semplice. È stato lui a uccidere Morani? Altrimenti perché sarebbe andato sull'Epitime? E c'era, dato che sei stata proprio tu a vederlo. Forse conoscendolo meglio potrei capire perché era su quel battello. Se veramente è stato lui a uccidere Morani, si sta comportando in un modo molto strano. Ricordati di quanto è accaduto questa notte. Non devi fidarti troppo. Ma la faccenda non è così grave che tu debba temere per la mia vita. Credi? E allora perché credi che Anderson abbia voluto conoscerti? Io sono convinto che lui sa benissimo che tu sei stata a parlare con Ford e vuole sapere esattamente perché lo hai fatto. Ciao, Bob. Ciao. Beh, oggi hai pensato tu a tutto, eh? Beh, lo sai, di tanto in tanto mi piace fare la massaia. E poi mi sono alzato per prima. Sai, Roger sta ancora dormendo. Ho cercato di svegliarlo, ma lui ha borbottato qualche cosa e si è voltato dall'altra parte. Beh, come va il lavoro? Ieri sera sei rientrato piuttosto tardi, no? Ma come vuoi che vada? Male, male. Per adesso si cammina ancora nel buio, o quasi. A proposito, conosci una certa Billy Reynolds? Sì, Billy Reynolds. È la ragazza che abita sullo Xanadu, il battello vicino a quello di Cooper. Non la conosco molto, ma so che è molto bella. Lo sapevo che l'avresti notata. Ma va. L'ha interrogata Morris ieri. Dice che è stata a Londra sia mercoledì che giovedì. Noi abbiamo controllato, ed è vero, ha preso il treno per Londra, quello delle 9.25, di mercoledì mattina. Il facchino della stazione, sai, il vecchio Tom, la ricorda benissimo perché le ha mandato la valigia. Ma perché me lo domandi? La conosci? Sì, sì, me l'ha presentata ieri pomeriggio al pub quel giornalista, Robin Crave. Oh, buono quello. Si è gettato su questa storia come un falco. È la sua grande occasione, sai. Già, è naturale. Appena visto entrare Billy nel pub, le si è gettata addosso per sapere se avesse visto qualche cosa. E lei? Beh, ha raccontato un po' le stesse storielle che ha raccontato al tuo sergente, no? Che è partita mercoledì mattina per Londra e che è tornata soltanto venerdì. Beh, non le credi? Ah, sì, le credo.
Dico, poi tu hai controllato, no? Sì, ma non mi sembri molto convinto, però. Beh, ecco, vedi? Io pensavo che se anche fosse partita mercoledì mattina, nessuno le impediva di scendere alla prima fermata e di tornare indietro. Beh, dico, non che questo significhi qualche cosa, intendiamoci, no? Ma cos'è, boh? Nostalgia del vecchio mestiere, eh? Il mestiere? Quando ero all'FBI facevo un lavoro da impiegato dietro un tavolo, un lavoro piuttosto noioso, altrimenti non me ne sarei andato dalla polizia. Senti, io non capisco il perché di questi tuoi sospetti sulla Reynolds. Beh, non li chiamerei proprio sospetti. E come li chiamerei? Vedi, ieri pomeriggio la Reynolds mi ha detto di non avere mai visto Moran. E questo mi sembra strano, no? Dico, sì, posso ammettere che non sia stata presente quando è stato commesso l'assassinio. Però Morani era su quel battello da più di un mese. Non può non averlo notato. E allora perché dice di no? Hai ragione, sai. È piuttosto strano. Senti. Cerchiamo di riassumere i fatti, eh? Sul fiume, in una casa a battello, è stato trovato il corpo di un uomo. Un italiano, un certo Morani. Però il battello appartiene a un suo amico, un certo Cooper, che è scomparso. È esatto? È esatto. Nel pomeriggio in questione, la signorina Sheldon, Catherine Sheldon, vede ferma sul lungo fiume, all'altezza della casa a battello, una macchina, sulla quale sale un uomo, che lei poi riconosce in uno dei professori del college, David Anderson. Fin qui ci siamo. Ora, malgrado Anderson sostenga di non essersi mai avvicinato alla casa battello, tuttavia la vostra indagine... Ma come non si è mai avvicinato? È salito sulla casa battello. Di questo siamo sicuri. Il punto è un altro. Perché c'è salito? Vuoi sapere quello che penso? Secondo me c'è andato per vedere Cooper. Invece ha trovato il morto, ha avuto paura ed ha tagliato la corda. Ma allora perché non dirmelo, scusa? Io sono stato molto leale con lui. Gli ho raccontato tutto quello che mi aveva detto la Sheldon. No, boh, ti sbagli. Secondo me, Anderson conosceva Morani. Ma io non dico che non lo conoscesse. Dico che Morani era già morto quando Anderson è salito sul battello. Ma allora perché non scoprire le carte e dirmi? Perché, perché? Magari perché... perché Cooper era suo amico e non voleva essere coinvolto in questa brutta storia. Sì, bravo, così adesso è coinvolto in un bell'omicidio. E poi lui sostiene di non essere mai stato amico di Cooper. Già, ed è anche questo è vero. Però non è che significhi molto. Senti, quando è venuto qui la prima volta Morani? Circa un mese fa. È stato 3 giorni a Londra, poi è passato da Liverpool. E da Liverpool è venuto qui. E anche a Liverpool era con Cooper? No, penso di no. Guarda, di Cooper non si riescono a trovare tracce, è come se non fosse mai esistito. Senti, stavo pensando a quella... a quell'incisione dietro l'orologio di Morani. Buongiorno. Ciao, Roger. Ciao. Hai dormito bene? Mi sono svegliato per la fame. Beh, guarda, lì c'è del caffè. O se vuoi del tè, te lo faccio subito. No, no, il caffè va benissimo. Senti, mi posso fare un uovo? Ma certo che puoi farti un uovo. Vuoi che ti tosti del pane? No, non ti preoccupare, faccio da solo. Tu mi dicevi di quella frase. Ah, sì. Suaviter in modo, fortiter in me. Gentile nei modi, ma forte nella sostanza. Bravo! Ehi, ma guarda un po', che ti dicevo, questo fra un po' ci mette nel sacco a tutti e due. Ma tu non eri un po' somaro in latino. Ah, lo sono. Questa frase però me la ricordo, perché ho chiesto la traduzione al professor Anderson. Quando? Due o tre giorni fa. No, 2 giorni fa, giovedì. Ma perché hai chiesto la traduzione proprio di questa frase? Perché sta scritta su di un libro che sto leggendo. Sai, all'interno della copertina. E siccome non sapevo che cosa significasse... Che libro è, Roger? Un libro sui laghi italiani. Me l'ha prestato proprio il professor Anderson. Sì, ma la calligrafia era del professore? Credo di sì. Senti, Roger... Ce l'hai con te questo libro? Sì, è in camera mia. Perché non vai a prendere? Suaviter in modo, fortiter in re. Beh, che cosa ne pensi?
Non lo so. Potrebbe essere un caso. Ho paura di no. Senti, sei ancora convinto che Anderson sia andato a trovare Cooper giovedì? Secondo me, tra Anderson e l'italiano, doveva esserci un rapporto, un legame. Le apparenze cominciano a darti ragione. Chi era? Non era la posta, papà. Un certo signor Merson ha chiesto di parlare con te. Merson. Va bene, fallo passare. Permesso? Mi dispiace disturbarla a quest'ora, ispettore, e per di più in casa. Ma stamattina purtroppo ho i minuti contati e allora vorrei parlarle un momento, se è possibile, in privato. Scusa. S'accomodi di là. Grazie. Scusa. Non mi pare che noi due ci siamo mai conosciuti, vero, ispettore? No, non pare neanche a me. Ecco. Non è da molto che lavoro qui, saranno 3 anni. Ah, già. Io abito a Glover House, quella casa grande sul fiume, con il parco campi da tennis. Proprio sull'angolo prima di arrivare al bivio, l'avrà notata, immagino. Può darsi, ma non ricordo. Senta, lei ha detto di volermi parlare, vero? Di che cosa? Ah, sì, di questo delitto. Del delitto dell'italiano. Ah, prego, s'accomodi. Grazie. Avanti. Dica, ispettore, io vorrei essere sincero con lei. Anzi, guardi, lo sarò senz'altro, costi quel che costi. Mercoledì notte, no, per essere precisi, giovedì mattina, io ho visto una cosa che lei deve sapere, ispettore. Sì, però, d'altra parte, non vorrei che lei o qualcun altro, ecco, mia moglie, per esempio, come dire... Sì, insomma, pensasse che io... Oh, com'è difficile, ispettore. Senta, lei con me può parlare liberamente, sa? Se la cosa che deve dirmi poi non riguarda direttamente sua moglie, non vedo perché dovrebbe sapere. Ah, infatti sarebbe molto meglio di no. Vede, io e mia moglie andiamo d'accordo, ma in questi ultimi tempi io sono piuttosto occupato. Molto del mio lavoro si svolge a Londra. Insomma, non è che ci vediamo tanto spesso, ecco, francamente solo la sera. Sono più di 10 anni che siamo sposati. Il matrimonio riuscito, eh. Sì, però adesso le cose non vanno più come prima. No, 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 io voglio molto bene a Dorothy, ma non ci intendiamo più come una volta, ecco. Senta, che cosa è successo mercoledì notte? Ah, mia moglie è andata a Londra. I suoi genitori vivono là. Sì, ogni tanto va a trovarli. E lei ha passato la notte di mercoledì con un'amica. No, è così? No, sì. Questa mia amica è molto brava a canasta, un gioco che mi appassiona. A mia moglie, per esempio, non piacciono le carte, purtroppo, appunto che non mi permette nemmeno di tenerle in casa. In queste condizioni è più che naturale, appena mi si presenta l'occasione. Sì. Dunque, questa mia amica ha una casa a battello, si chiama Xanadu, che non è molto lontana da quella dove... Dall'Epitaine? Ah, sì. Allora lei sta parlando della signorina Billy Reynolds, vero? Beh, sì, infatti, perché la conosce? Sì, la conosco. Solo che pensavo che anche la signorina Reynolds fosse a Londra da mercoledì mattina. Sì, cioè, no. Era partita per Londra, è vero, col treno delle 9.25, ma io l'ho riportata a Hampton, è scesa alla fermata successiva. Cioè il viaggetto per Londra doveva servire a dare l'impressione che la signorina si sarebbe fermata fuori 2 o 3 giorni. Ma sa com'è la gente nei paesi, non si è mai abbastanza prudenti. Mia moglie poi ha un sacco di amiche, non che ci fosse un vero motivo per nascondere. Signor Merson. La prego di credermi. Signor Merson, teniamoci ai fatti. Beh, insomma, ho trascorso la notte di mercoledì con Billy, sì, con la signorina Reynolds. Giocando a canasta. E poi? Ecco, poi... Verso 2:30 circa, siamo saliti sul ponte. Era una notte piuttosto calda, no? Sentivate il bisogno di prendere una boccata d'aria, eh? Ecco, insomma, eravamo lì da nemmeno 5 minuti, quando è arrivata una macchina che si è fermata proprio davanti al battello di Cooper. Si chiama... L'Epitaine. L'Epitaine, ecco. Dalla macchina sono scesi 2 uomini che ne hanno letteralmente scaricato 1/3 dal sedile posteriore. E lo hanno portato a bordo a braccia, no? Reggendolo proprio come un sacco. Quest'altro uomo era l'italiano. Ne è sicuro?
Altro che, c'era la luna piena, l'ho riconosciuto subito. Naturalmente abbiamo pensato che si fossero dati alla pazza gioia e che l'italiano fosse ubriaco, sai. Ma né lei né la signorina avete riconosciuto gli altri due? No, no. Però lei non ha dubbi su Morano. Era proprio lui. Ah, nel modo più assoluto. Sì, insomma, l'avevo già visto un'altra volta, in circostanze analoghe. Senta, e tutto questo sarebbe successo all'alba di giovedì? Sì. A che ora? Verso le 2:30. Dica un'altra cosa. Lei pensa che gli altri due uomini abbiano potuto vederli? No, ne dubito. Forse. Perché? Non c'erano luci sufficienti sullo Xanadu? No, capirà. Non avevamo interesse ad attirare l'attenzione. Ah, beh, capisco, sì. Beh, io spero di aver fatto bene, ispettore, a raccontarle tutto quanto. Vede, dopo aver saputo del delitto, mi è venuto in mente che forse Morani non era ubriaco. Forse a quell'ora era già morto. E i due uomini che abbiamo visto stavano riportando là il cadavere. E dopo tutto è possibile, no? Dico, non le sembra? Sì, sì, è possibile. Senta, la signorina sa che lei è venuto qui da me? No, per carità, non lo sa nessuno. Ispettore, deve riconoscere che mi sono comportato con la massima onestà e correttezza nei suoi confronti. Non avevo nessun obbligo di venirle a raccontare i fatti miei, no? Se non per civismo, ecco. Certo, certo, io la ringrazio, signor Messi. Ma perché? La ringrazio. Stia tranquillo, guardi. La sua vita privata non ci interessa. Ispettore, la prego, non pensi anche lei che io e Billy, noi due siamo veramente innamorati e non è escluso che in un futuro abbastanza prossimo noi si possa, come dire, convolare a giuste nozze. Certo, cioè, ma scusi, non aveva detto di avere i minuti contati lei? Sono le 10:00, fra un'ora devo essere a Londra. Ispettore, si ricordi, sono nelle sue mani. Stia tranquillo, grazie. Senti. Sì, pronto. Dimmi. È andato a casa dell'ispettore Ford. Doveva essere importante quello che aveva da dirgli. Sono sicura che hai ragione. Doveva essere il mercoledì. Anche il giorno dopo, dici? Ma allora potrebbe aver visto qualcosa. No, oggi non c'è a Londra. È fuori tutto il giorno. Ha una riunione. Così almeno dice. Certo. Sono libera di fare tutto quello che voglio. Ci vediamo al solito posto. Tra un'ora. Ciao. Ciao. Turbo? Pensavo che fosse ancora freddo per prendere il sole. Cosa vuole? Fare quattro chiacchiere. E di che cosa vuole parlare? Sentiamo. Di lei. Di me? Non credo proprio di essere un argomento molto interessante, e soprattutto per un poliziotto. Volevo parlarle di quello che ha fatto in questi ultimi due giorni. È venuto un suo agente ieri. Gli avrà fatto il suo bravo rapporto, penso. Perché non se lo legge? L'ho già letto, ma parlarne con lei è molto più divertente. Tutte storie. Mi dica chiaramente che cosa vuole, così almeno la finiamo di fare la commedia. Da quanto tempo conosce Ralph Merson? Da un anno, ma non ci vediamo molto. Non è che sia molto allegra la sua compagnia. E così abbiamo sistemato il signor Merson. No, c'è qualche altro particolare. È un uomo pieno di dubbi e la moglie non lo capisce. Non mi sembra che pecchi di originalità questo nostro amico. Eppure quando l'ho conosciuto mi piaceva. Sembrava un tipo strano, diverso. E adesso perché continua? Non lo so. Ci sono tante cose che faccio senza saperne la ragione.
Senta, signorina, che cosa è successo giovedì mattina? Quale parte della mattina? Lo sa benissimo di che cosa sto parlando. Lei e Merson avete visto l'italiano e avete visto i due uomini che lo portavano a bordo. Davvero? Davvero, e avete riconosciuto Morani. Ralph l'avrà riconosciuto perché io non l'avevo mai visto. Vabbè, lei non l'avevo mai visto, ma che impressione le ha fatto? Le è sembrato ubriaco? Certo, ubriaco fradicio. Non si reggeva i piedi, i suoi amici hanno dovuto portarlo. I suoi amici? E quali amici? Ah, non li conosco affatto. Senta, Billy, io le devo fare una domanda e lei mi deve rispondere la verità. Perché? Non le sto dicendo la verità. A parte poi che di domande me ne ha fatte anche troppe. Sì, sì, può darsi. Comunque, lei conosce un uomo che si chiama Henderson. David Henderson. Sì, insegna al Buckingham College. Esatto. Era uno dei due. Ma neanche per sogno. Se fosse stato lui l'avrei riconosciuto, no? Non è che lo conosco proprio bene, ma l'ho visto varie volte in paese. Beh, io adesso vado a farmi una tazzina di caffè in cabina. Mi vuole tenere compagnia? No, grazie, ho tanto da fare. Un'altra volta, eh? Beh, la strada la conosci. Quando ha tempo. Per essere un poliziotto, mi è abbastanza simpatico. Beh, grazie. Arrivederci. Salve. Questi sono i passaporti e dentro ci sono i biglietti. Quando dovremo partire? Domani alle 18.30, sarete in Canada la sera stessa, entro le 21. Ci aspetteranno con una macchina? È stato già preparato tutto, anche la vostra nuova casa a Toronto. Spero che sia un po' meglio di questa. Credo che non sia difficile. Beh, avete ancora bisogno di qualcosa? Sì, uscire. Sono giorni che siamo chiusi qua dentro. No, purtroppo non posso permettervelo, potrebbe essere pericoloso. Qualcosa non ha funzionato? Tutto è andato bene finora. Anch'io però non posso farmi vedere molto in giro, soprattutto a Hampton. La polizia mi sta cercando e non vorrei proprio cadere nelle loro mani in questo momento. Henderson? Finora devo ammettere che è stato bravo, anche se non mi è molto simpatico. Sto tenendo testa all'ispettore Ford come meglio non avremmo potuto sperare. Recitare era la sua passione segreta. Ma non credo che si stia divertendo molto. No! Ehi.
Ancora? Ciao, Catherine. Grazie. Ti chiamo. Sì, va bene.
Salve. Salve. La signorina Reynolds, se non sbaglio. Sono Billy Reynolds, non si sbaglia. Si ricorda? Ci siamo conosciuti qualche mese fa sul fiume. Sì, 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 mi ricordo. La sua governante mi ha detto che poteva aspettarla qua. Io spero che non le dispiaccia. No, 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 che cosa posso fare per lei? Mi ha colpito molto la morte del suo amico italiano. Del mio amico italiano? Sì, Morani. Credo che ci sia meglio la signorina. Morani non era un mio amico. Ah, no? No, no. Io credevo che lo fosse. Sì, che cosa le ha dato questa impressione? Vi ho visti quando lo portavate a bordo. Qua? Quando? La notte che ero ubriaco. No, no, mi dispiace, non, proprio non capisco di che cosa stia parlando. Io credo invece che lei mi capisca benissimo. Lei e Cooper lo avete portato a bordo una notte, o meglio una mattina presto. Era ubriaco fradicio. E quando sarebbe caduto questo? Il giorno che è stato ammazzato. Alle 2 del mattino lo avete scaricato sulla casa battello. Era talmente ubriaco che non si reggeva in piedi. E lei dove stava? Sul mio battello. No, lei martedì era partita per Londra. Vedo che sei interessato dei miei movimenti. No, non sono più partita per Londra mercoledì. Per sua sfortuna sono rimasta a bordo. Mi ha visto qualcun altro? No, soltanto io so che lei quella notte era insieme a Cooper e Morani e non ne ho parlato con nessuno, almeno non ancora. Cosa vuoi dire, non ancora? Beh, potrei essere sempre tentata di farlo, se qualcuno me lo chiedesse. Cosa vuoi? Sei stato tu a ucciderlo. No. Morani era un mio amico. Questo però non l'hai ancora detto a nessuno. Billy, io sono un insegnante. La mia situazione è imbarazzante qua. Se questi venissero a sapere questo mio... Sì, regalo... lo so, professore. Saresti nei guai. Qui dentro non te la farebbero passare liscia. Che cos'è? Cosa? È uno degli scacchi. Sì, lo so, ma che pezzo è? Un cavallo. E questo? È quello un alfiere. E quest'altro? Una torre. Poi la pedina. Il re. E la regina. Mio padre giocava a scacchi. Ho sempre avuto voglia di impararlo, questo gioco. E perché non l'hai fatto? Forse perché non ho mai avuto nessuno che me lo insegnasse. Vuoi che te lo insegni io? Beh, sei bravo come insegnante, signor Anderson. Finora non si è mai lamentato nessuno. Catherine? Sì? Vorrei presentarti il giovanotto che è di là nel mio studio. Chi è? È Robin Craven. È il figlio di una mia paziente. Ha già telefonato un sacco di volte, ma senza trovarti. Credo che abbia un grande desiderio di conoscerti. Come mai? È un giornalista, almeno così dice. Scrive qualche articolo per il nostro giornale. E da me cosa vuole? Probabilmente vorrà scrivere qualche cosa sulla moda italiana. Robin è un tipo curioso, intelligente, pieno di interessi, ma pare che non approdi mai a nulla. 3 anni fa pubblicò anche un romanzo. Però non lo ha letto nessuno. Ecco mio nipote. Buonasera. Salve. Siedi, Robin. Grazie. Bevi qualcosa? Grazie, ho con me l'occorrente. E tu, Catherine? Per me niente, grazie. Robin, come sta la mamma? Bene, relativamente, si capisce. Se non può continuare a lamentarsi per i suoi dolori, non è contenta. Io sono convinto che siano del tutto immaginari. Dunque, lei si interessa anche di moda femminile? Moda femminile? Già. No, non particolarmente. Non mi avevi detto che volevi parlare con Catherine? Infatti, è per questo che sono venuto. Io faccio la disegnatrice di moda. E temo che la mia opinione su altri argomenti non valga granché. Beh, dipende dall'argomento. Io sono convinto che ce n'è almeno uno sul quale lei potrebbe dirmi molte cose. Di quale cosa sta parlando? Ecco, mi risulta che fosse sul fiume il giorno in cui è stato commesso il delitto. Per caso ha visto qualcuno? Che cosa le fa pensare che ero sul fiume giovedì? Notizie, raccolte in giro. Ma sta forse tentando di risolvere il caso lei? Per carità, io faccio il giornalista.
Sto semplicemente scrivendo una serie di articoli per l'Evening Standard di Londra. Non sapevo che tu scrivessi articoli per un giornale così importante. Nemmeno io fino a questa mattina. Quando ho proposto il primo articolo al direttore, è rimasto subito entusiasta e ha accettato. Un bel colpo, no? E di cosa parla questo articolo? Di Paolo Morani e della sua vita. Ma nessuno sa niente di lui. Nessuno, eh? Io invece sì. E cosa sa? Per esempio so che era italiano e che è nato a Venezia. E che è stato allievo del professor Simmons. Professor Simmons? Ma era un grande scienziato. Già. Purtroppo è morto da 2 anni. Ma pare che Paolo Morani continuasse a svolgere il suo programma di lavoro. Dunque, anche Morani era uno scienziato? Ancora non molto importante, dal momento che la notizia della sua morte non ha sconvolto il mondo della scienza, però a volte intorno a certa gente si crea volutamente una cortina di silenzio per farli lavorare più tranquillamente, in segreto. Lo hai già detto alla polizia? All'ispettore Ford? No, lo saprà anche lui come tutti gli altri leggendo il giornale domattina. Non vorrei essere al suo posto. Lei dovrebbe saperlo meglio di chiunque altro, dal momento che è già stata interrogata da lui. Che cosa ha visto giovedì, signorina Shelby? Assolutamente niente. Lei si occupa di moda, ha detto. Ed è stata anche in Italia per lavoro, non è così? Lei mi stupisce per la sua bravura. È vero che è stata anche a Venezia? A cosa sta mirando? C'è un atelier piuttosto famoso a Venezia. Si chiama Claudia Mode. Sono convinto che lei lo conosca molto bene. Ho assistito ad alcune sfilate. Allora dovrebbe conoscere anche la proprietaria. Non capisco cosa c'entri tutto questo con il delitto. La proprietaria dell'atelier si chiama Claudia. Claudia Morani. Ed è la sorella di Paolo Morani, lo scienziato ucciso giovedì scorso qui a Hampton. Pronto? Sì, avete trovato Cooper? Come, non è ancora rientrato da Liverpool? Gli dica di telefonare appena ritorna, va bene? Eh? No, no, non ho bisogno di aiuto. Sì, cercherò di risolvere il problema da solo. Non abbia timore, starò attento a non sbagliare. Lo so che devo farlo. Sì, credo di esserne capace. Senta, appena ritorna Cooper, mi faccia telefonare. Lo so che non ho scelta. Credo proprio che non ci capirò mai niente. Perché non beviamo qualche cosa, prima di continuare la lezione? Non credevo che ci fosse bisogno dello champagne per giocare a scacchi. Beh, senti, io prendo la bottiglia, eh? Senti, qui c'è un bicchiere solo. Ah, sì? Vado a prenderne io un altro.
proprio adatto allo champagne. Ma la casa non offre di meglio. Beh, attenta. Attenta. La casa. La casa offre ben altre cose. Più piacevoli anche. Ecco fatto. Salute. Perché ora sei così gentile? E sai, alle volte uno commette degli errori, ma ora credo che tutto sarà sistemato. Certo. Ora io sono molto interessante per te. So qualcosa di più degli altri. No. Quando uno beve champagne io credo che non convenga né parlare né pensare, su. Sì, né parlare né pensare. Prima di passare agli scacchi, parliamo piuttosto di te, no, professore. No. Guarda, non credo che di essere un argomento affascinante. Non sei male, ma non è questo che mi interessa. No, che cos'è? Quando ti ho visto una notte fra mercoledì e giovedì portare il corpo di Morani. Sì. Io pensavo che Morani fosse ubriaco. Ah, sì. Ma non era vero. No, come non era vero? Morani era morto. Ah, sì? Tu e Cooper trasportavate un cadavere. Un cadavere. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue, morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. Now I think I know what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps